Allora, come vi dicevo, non mi aspettavo tutta questa affluenza. Siete tutti iscritti al secondo anno? Ah. Quanti sono quelli che seguono il corso per la seconda volta o più? Addirittura. Va bene, faranno le statistiche a occhio. Ok. Allora, beh, intanto benvenuti a tutti al corso di automi e linguaggi formali. Allora, come sanno già quelli che appunto lo seguono, l'hanno già seguito in passato, questo è un corso che ha avuto, credo negli ultimi 3-4 anni, ogni anno un docente diverso. Quest'anno sarà ancora così, purtroppo, però in fase di stabilizzazione. Allora, innanzitutto quest'anno il corso sarà tenuto da 3 persone. Allora, grazie per l'applauso, sono commosso. Allora, il primo sono io, sono Davide Bresolin. Molti di voi probabilmente non mi avranno mai visto, infatti sono arrivato l'anno scorso qui a Padova e farò la prima parte del corso. Quindi, questi sulla slide sono i miei contatti, quindi il mio indirizzo di posta elettronica istituzionale è abbastanza semplice, quindi davide.bresolin@unipd.it. Ho un ufficio che per il momento si trova nella stanza 501 della Torre Archimede, quindi quinto piano, salite dall'ascensore A per arrivarci, perché è subito fuori dalla porta, dalla scala A. Temporaneo perché nel senso che prima o poi verrà spostato da qualche altra parte, ma per il momento sono lì. Ho un orario di ricevimento più o meno che, stante i miei vari impegni di didattica, ho messo il lunedì fondamentalmente dopo la lezione, quindi 15:30, 17:30. In questo orario qui farò modo di essere sempre in ufficio, salvo spero poche eccezioni e se avete difficoltà a venire al ricevimento in quell'orario potete tranquillamente scrivermi un'email e fissiamo un altro orario in un momento che vada bene sia a me che a voi. Appunto, noi ci vedremo soprattutto per le prime 4 settimane di lezione, quindi il primo mese di lezione. Dopodiché un'altra parte del corso verrà tenuta dal professor Gilberto Filè, che invece credo tutti conoscono molto bene qui. E la seconda metà del corso, quindi indicativamente da Pasqua in poi, quindi dopo, diciamo, l'interruzione di metà semestre, conoscerete un altro nuovo docente del Dipartimento di Matematica, che appunto deve ancora prendere servizio, quindi arriverà proprio fresco fresco per il corso, che è Lamberto Ballani. Quindi questa è la situazione per quest'anno. Come vi dicevo, è una situazione un po', diciamo, di emergenza perché appunto il corso doveva essere tenuto da un'altra persona che però quest'anno non c'è, quindi abbiamo in qualche modo abbiamo dato noi tre le nostre disponibilità a tenere il corso. La cosa andrà in fase di stabilizzazione perché appunto vi anticipo già che a partire dall'anno prossimo, salvo modifiche sempre possibili, molto probabilmente questo corso verrà tenuto da me e dal professor Filè. Quindi la prima metà la farò io e la seconda il professor Filè probabilmente, o un'altra organizzazione del genere. Quindi diciamo si spera che questo serva un po' a stabilizzare questo corso e quindi a dar modo di fare in modo che ci siano almeno per un po' di anni di fila gli stessi docenti e quindi gli studenti possano in qualche modo insomma, la speranza è che tra qualche anno che quest'aula ci siano sostanzialmente
metà delle persone, cioè quelle che sono regolarmente iscritte in corso e che chi eventualmente si è preso indietro dovrebbe, insomma, a regime essere l'eccezione e non una parte consistente dell'aula. Comunque, insomma, a parte questo, il programma però del corso sarà sostanzialmente simile a quello degli anni scorsi. Prima di iniziare col programma, un paio di cose organizzative. Questo è l'orario delle prime 4 settimane, quindi la parte che vedete con me. Faremo lezione 3 giorni a settimana, come da orario ufficiale, quindi il lunedì, il martedì e il venerdì, sempre dalle 13.30 alle 15.30 e sempre qui in LUM 250, con una piccola eccezione, cioè la settimana prossima. Settimana prossima io sono assente, non sono a Padova, e quindi non si fa lezione. Quindi il corso, le lezioni sono sospese, quindi noi ci vedremo questa settimana, oggi, domani e venerdì, e poi ci rivedremo per altre 2 settimane di fila, a partire dal 13 di marzo. Quindi questo è il calendario provvisorio. Idealmente poi, arrivati qui, dovremmo essere riusciti a vedere almeno la prima parte degli argomenti di lezione, e dalla quinta settimana, quindi, il mio posto verrà preso dal professor Filè. Questo se le cose vanno come da programma. Se eventualmente ci saranno dei cambi, verrete aggiornati man mano. Questo è più o meno il programma del corso, appunto, che è sostanzialmente ripreso da quello che è pubblicato sul sito ufficiale del corso di laurea. Quindi ci sono suddiviso sostanzialmente in 4 parti, in cui appunto ci occuperemo di vedere dei formalismi, andremo un po' più nel dettaglio a cosa vuol dire, per descrivere il comportamento dei sistemi informatici e studiare il loro comportamento in ordine crescente fondamentalmente di complessità. Quindi inizieremo questa prima parte, che è quella che faremo assieme, vedendo lo strumento più semplice di tutti, che sono gli automi a stati finiti. Quindi idealmente con la fine della lezione di oggi dovreste sapere cosa vuol dire questa cosa qui. E poi vedremo anche diciamo, la controparte dichiarativa degli automi, che sono le espressioni e i linguaggi regolari. Dopodiché, appunto, sempre appunto seguendo il programma in maniera abbastanza classica rispetto a quello che si è fatto gli anni scorsi, faremo i linguaggi liberi dal contesto, quindi aumenteremo di complessità il nostro formalismo, avremo sempre un automa ma dotato di una struttura dati in più, che è la pila, e vedremo poi, o meglio vedrete, perché appunto questa parte non la farete con me, le grammatiche, i linguaggi liberi dal contesto. A seguire una terza parte in cui appunto questi due formalismi, queste due tipologie di automi, li metterete in pratica, li vedrete messi in pratica in un esempio molto importante, che è quello appunto del parsing, e in particolare alcuni rudimenti su come è strutturato, come funziona un compilatore. Quindi sapete tutti che cos'è un compilatore, l'avete già usato abbondantemente a questo punto del vostro corso di laurea. In questa prima parte qui vedrete alcune cose su come sono fatti effettivamente i compilatori al loro interno. Ovviamente questo non è un corso di compilatori, vedete solo cose molto semplici, ma in grado appunto di farvi capire un po' più nel dettaglio come funziona questa cosa magica in cui voi gli date in pasto un programma C e lui vi restituisce un eseguibile, posto che il programma sia corretto. E infine l'ultima parte, in cui invece si andrà a parlare di cose un po' più complesse, e una parte secondo me però molto bella, che è quella sull'indecidibilità e l'intrattabilità. Cioè vedremo dei formalismi che ci permetteranno di descrivere in maniera molto precisa quello che un calcolatore, che qualsiasi calcolatore passato, presente e futuro può fare e non può fare, e con l'obiettivo appunto di studiare, di descrivere in maniera precisa il comportamento di un calcolatore e di studiare, di capire quali sono le cose che può fare e quelle invece che non può fare, e facendolo appunto in maniera precisa e formale, quindi andando effettivamente a capire esattamente, definendo esattamente
le classi di problemi che un calcolatore può risolvere. E poi, una breve nozione sul concetto di complessità, cioè una volta che abbiamo capito cosa può fare un calcolatore, l'altro problema che ci si può porre è, ok, questa cosa il calcolatore lo può fare, ma quanto tempo impiega, quanta memoria gli serve. Anche queste cose possono essere studiate in maniera precisa e formale, e questa è la cosa che vedrete appunto nella parte finale del corso. Quindi indicativamente io farò la prima parte, il professor Filè farà la seconda parte e forse un po' l'inizio della terza. Terza e quarta parte verranno fatte fondamentalmente dal professor Ballan, da non confondere con Paolo Ballan, che invece conoscete già, ma è un'altra persona. Quindi questi sono gli argomenti del corso, e man mano che si va, che per il momento sono un lungo elenco di parole e di concetti che a voi più o meno sconosciuti, ma man mano che si andrà avanti capirete cosa c'è scritto in questa slide qui. Questo è il libro, quindi il libro di testo è un classico, questo almeno questo copre delle tre parti precedenti, copre molto bene la prima, la seconda e la quarta parte, quindi le parti sugli automi a stati finiti, gli automi a pila e la parte di trattabilità e intrattabilità, ed è appunto un classico perché la prima edizione è del 1979, credo, ed è questa qui, quella con la copertina meno colorata di tutte, che poi è stato rifatto negli anni. Questa è la traduzione in italiano, che è disponibile, ed è la terza edizione, quella più recente, credo sia del 2009. C'è anche un'edizione in inglese che va altrettanto bene, quindi se avete voglia di approfittare del corso per cominciare a leggere un po' di letteratura scientifica in inglese, potete utilizzare l'edizione in inglese del libro, che si intitola Introduction to Automata Theory, Languages and Computation, mentre quella italiana è semplicemente Automi, Linguaggi e Calcolabilità, quindi senza introduzione, ma il libro è fondamentalmente lo stesso. Se avete a disposizione, va bene anche la seconda edizione, che credo sia del 2000-2001, se la trovate va bene anche l'edizione del 79, nel senso che il materiale che seguiremo nel corso è sostanzialmente piuttosto formalizzato ormai, quindi fa parte proprio dei concetti classici dell'informatica, quindi quello che c'è scritto qui non è molto diverso in termini di argomenti, formalismi, eccetera, rispetto a quello che c'è scritto nella terza edizione. Quello che cambia e quello che rende la terza edizione probabilmente quella, se vogliamo, preferibile da cercare se la volete acquistare, è che gli esempi e le applicazioni sono aggiornate, quindi sono più vicine a quello che probabilmente saranno le applicazioni, i domini applicativi dove applicherete queste tecniche nella vostra, diciamo, carriera di studenti e si spera anche di lavoratori nel campo dell'informatica in futuro, perché appunto ci sono applicazioni tratte dal mondo del web e dai protocolli di comunicazione, eccetera, che sono tutte cose che nel 79 fondamentalmente non esistevano, e quindi da questo punto di vista le due edizioni più recenti sono migliori, insomma, da questo punto di vista. Però appunto in termini di contenuti, di materiale didattico e, diciamo, di cose che vedremo nel corso, vanno bene tutte e tre. La parte sul parsing invece non è presente, oppure è presente solo in maniera accennata, quindi probabilmente quando sarà il momento vi verranno indicati il materiale dove andare a recuperare l'informazione su quella parte lì. Ma per quanto riguarda invece quello che vedremo con noi, il libro è più che sufficiente. Noi vedremo fondamentalmente la prima parte, sono i capitoli fino al capitolo 4, e poi dal capitolo 5 in poi c'è 5, 6 e 7, ci sono gli automi a pila,
e poi 8, 9 e 10 la terza, l'ultima parte del corso. Oltre al libro vi metteremo a disposizione anche un Moodle, che anche questo è uno strumento che conoscete già, quindi in questo momento la sezione del Moodle del corso non è ancora stata attivata, ma vedremo di attivarla entro questa settimana. Quindi sapete già come accedere al Moodle, sapete già che dovete accedere attraverso le vostre credenziali. Lì pubblicheremo le slide, eventuale altro materiale aggiuntivo. Vedrò di trovare un modo per, almeno per quanto riguarda la mia parte, di pubblicare anche degli esercizi che potrete svolgere direttamente sul Moodle. Ci saranno eventuali comunicazioni ed aggiornamenti, forse il forum di discussione, forse no, vedremo. L'indirizzo appunto non c'è perché la pagina non è ancora attiva, quando ci sarà ve lo comunico lezione immediatamente. Altre cose applicative, l'esame, questo sia credo una cosa che vi interessa parecchio. L'esame sarà scritto e in rarissime eccezioni e su richiesta dei docenti ci sarà un colloquio orale, ma in rarissime eccezioni. Diciamo che tenderemo a fare l'orale se sospettiamo che nello scritto non vi siate comportati in maniera completamente onesta. Quindi, altrimenti, lo scritto sarà più che sufficiente per passare l'esame e per prendere anche bei voti. Credo ci saranno 5 appelli, come previsto dall'ordinamento didattico, quindi i primi poi appunto tra giugno e luglio, subito alla fine del corso, e poi settembre e febbraio 2018. Stiamo valutando, ma non abbiamo ancora deciso, la possibilità di fare dei compitini, quindi tendenzialmente sfruttando 2 compitini, uno a metà del corso e uno alla fine. Anche qui non abbiamo ancora deciso cosa fare e entro la fine della settimana sarete avvisati sulle modalità dei compitini. Quindi una possibilità è di fare dei compitini che sostituiscano completamente l'esame, quindi in modo tale che chi fa dei compitini non debba fare lo scritto. Un'altra possibilità è di fare un compitino che dà solo un bonus, adesso vediamo. Ci sono opinioni discordanti tra i docenti in merito. Comunque, anche qui l'aggiornamento. Vale. La vostra preferenza qual è? Come studenti? Compitini cosa vuol dire? Che sostituiscono l'esame. Ok. Ne terremo conto anche di questo. Oltre ai compitini, almeno io nelle lezioni tenderò a darvi degli esercizi da fare a casa, in modo tale che avrete modo di applicare immediatamente le nozioni che vedremo durante il corso. Idealmente gli esercizi verranno pubblicati o in qualche modo consegnati nella lezione del venerdì e poi corretti, diciamo, la settimana dopo. Allora, correggerli subito per lunedì mi sembra che sia un po' troppo poco tempo, nel senso che avete solo fondamentalmente il fine settimana, dove magari preferite fare qualcos'altro che non gli esercizi di autonomi linguaggi formali, quindi tendenzialmente li correggerò o la lezione del martedì oppure quella del venerdì successivo, cercando appunto di utilizzare la lezione del venerdì per fare soprattutto esercitazioni e usando invece quella del lunedì e martedì per presentare la teoria. Ma adesso questo vedremo, appunto verrà poi definito via via. Questa settimana, visto che la prossima non c'è lezione, darò alcuni esercizi venerdì e li correggerò poi il lunedì della settimana, quella dopo, in modo tale che avete una settimana piena per svolgerli. E appunto l'idea è di mettere gli esercizi sul Moodle in modo tale che voi possiate anche consegnare le soluzioni direttamente sul Moodle. Quindi saranno esercizi semplici, per esempio con delle domande a risposta multipla, oppure con dei semplici esercizi a cui si può rispondere con poche righe di testo, quindi niente di particolarmente complicato. Cercate di utilizzarli, perché appunto il fatto che siano sul Moodle sono un buon modo per voi per fare
sottomettere gli esercizi in maniera semplice per noi appunto di vedere appunto chi ha fatto gli esercizi e chi non li ha fatti e come li ha fatti, eccetera, eccetera. Quindi tenete presente questa cosa. Ok, quindi questo più o meno esaurisce le parti organizzative del corso, quindi se avete qualche domanda su organizzazione, esami, esercizi, eccetera, magari vi rispondo immediatamente. Dimmi. L'esame verrà corretto da tutti e tre i professori. L'eventuale orale a seconda verrà deciso a seconda di chi viene chiamato a far l'orale e del perché viene chiamato a far l'orale. Quindi tendenzialmente, oddio, difficile che ci saranno tutti e tre, però ovviamente l'orale, nel caso ci sia, verterà su tutto l'intero corso completo, quindi non sarà a pezzi, ma su tutto quanto. Altre domande? Vabbè, se non ci sono domande, possiamo iniziare. Allora, iniziamo appunto il primo argomento del corso, che sono gli automi a stati finiti e i linguaggi regolari. Ma prima di far questo, una breve introduzione del perché questo corso e del perché in un corso di informatica c'è un corso di automi e linguaggi formali, che è una cosa un po' strana, la prima volta che uno studente la vede, perché appunto uno arriva a fare informatica con idee molto diverse da quelle che poi si trovano durante il corso. Almeno questa è stata la mia esperienza da studente, credo sia l'esperienza di molti studenti qui dentro. Però questo corso del secondo anno, è secondo me un corso molto importante per una laurea triennale, perché è un corso che ha l'obiettivo di insegnarvi a vedere che cos'è l'informatica da un punto di vista un po' diverso da quello che è, diciamo, la visione, se vogliamo, mainstream dell'informatica, di quella di cui parlano le televisioni e delle idee che magari uno ha prima di iscriversi a questo corso. È un corso un po' diverso perché l'informatico in realtà è una figura molto particolare ed è una figura che secondo me unisce tre figure diverse tra di loro. Un informatico è un po' un matematico, nel senso che, come vedremo soprattutto in questo corso, un informatico è una persona che, volente o nolente, anche se magari non se ne rende conto, utilizza un linguaggio formale per descrivere le cose che fa e per creare, diciamo, nuovi sistemi informatici. Questa cosa l'avete vista banalmente in un qualsiasi corso in cui vi è stato insegnato un linguaggio di programmazione piuttosto che un linguaggio di descrizione di una pagina web o di qualsiasi altra cosa. Queste cose qui sono tutte dei linguaggi formali, quindi dei linguaggi che hanno una sintassi e una semantica estremamente precisa e che dovete rispettare se volete che poi le cose funzionino bene, e che ci rende tutti un po' matematici da questo punto di vista. Un informatico è anche un po' un ingegnere, questo forse è l'aspetto che più si vede, che si conosce comunemente, nel senso che è una persona che è in grado di progettare un sistema complesso, o meno dovrebbe essere in grado di progettare un sistema complesso, mettendo assieme pezzi di codice sotto i sistemi più semplici, quindi questa è una capacità che è importante acquisire durante un corso di laurea triennale. E un informatico è anche un po' uno scienziato, nel senso che dopo aver descritto i sistemi con un linguaggio matematico, dopo averli realizzati mettendo assieme sotto sistemi più semplici, deve essere anche in grado ed è interessato ad osservare il comportamento di quei sistemi per capire effettivamente cosa fanno e se ha fatto le cose nella maniera corretta, formulare delle ipotesi sul comportamento dei sistemi e verificare effettivamente che le ipotesi corrispondano al comportamento reale del sistema. Quindi una volta che, quando voi avete progettato per esempio un programma software,
non siete interessati solo a come si progetta o a qual è il linguaggio che utilizzate per scriverlo, ma siete interessati anche a capire se il vostro programma funziona correttamente, analizzarne i risultati e appunto eventualmente correggere gli errori. E questo corso di automi e linguaggi formali, secondo me, è un corso che vi mette a disposizione degli strumenti molto potenti per fare soprattutto la prima e la terza cosa, quindi per fare i matematici e per fare sostanzialmente gli scienziati. Nel senso che vedremo degli strumenti o dei formalismi che ci permetteranno di descrivere un sistema informatico, che sia esso un microprocessore piuttosto che un programma software, piuttosto che un protocollo di comunicazione sulla rete, in maniera molto semplice ma molto efficace, e lo vedremo appunto con livelli crescenti di complessità, e vedremo anche come poi questi strumenti, questi formalismi, possono essere utilizzati per studiare le proprietà di questi sistemi. In particolare saremo interessati a fare due cose che faremo durante tutto il corso. Confrontare fra loro diversi strumenti, nel senso abbiamo un modo per descrivere il sistema A e un modo per descrivere il sistema B. Quali sono le differenze tra queste due metodologie? Ce n'è una che ci permette di descrivere più cose dell'altra? Sono equivalenti? Sì, no? Posso trasformarle una in un'altra? Queste sono cose che faremo. E poi cercheremo anche di stabilire in maniera piuttosto precisa cosa un certo formalismo può fare e cosa no. E questo ci permetterà di dire, per esempio, che se io ho un sistema hardware da descrivere con certe caratteristiche, allora lo strumento più adatto da utilizzare sarà una certa tipologia di automi piuttosto che un'altra. E questo lo possiamo fare solo appunto se siamo in grado di sapere che alcune cose un sistema le può descrivere, che per esempio ci sono dei formalismi che hanno solamente una quantità finita di memoria, che quindi possono descrivere solamente sistemi molto semplici, che però sono anche quelli più semplici da trattare e da analizzare. Altri sistemi invece che hanno una quantità di memoria più o meno grande, che quindi sono in grado di rappresentare sistemi più complessi. E quindi se noi sappiamo cosa possiamo fare con uno e cosa possiamo fare con l'altro, siamo in grado di scegliere il sistema che è abbastanza, il formalismo che è abbastanza espressivo per essere in grado di rappresentare il sistema che ci interessa, ma non troppo espressivo perché non vogliamo avere a che fare con un sistema troppo complicato da trattare su cui poi non possiamo dire più nulla. Quindi questo è sostanzialmente lo scopo del corso, che iniziare appunto a farvi vedere questa tipologia di, diciamo, ragionamento informatico che è un po' diversa dal solito, diciamo, da un corso di programmazione o da un corso di sistemi o di reti, ma che è comunque una cosa molto importante. Quindi cercando appunto di darvi un'idea di cosa vuol dire per un informatico formalizzare le cose per bene. E poi questi strumenti vi potranno essere molto utili anche in futuro. La mia convinzione è che anche se magari le dimostrazioni dei teoremi che faremo a lezione le farete solo a lezione e poi non le farete mai più, una certa metodologia, un certo approccio alla modellazione del problema e al suo trattamento attraverso dei sistemi formali precisi vi sarà molto utile, vi potrà essere molto utile anche quando andrete a lavorare. Quindi anche a quelli di voi che, fatta la triennale, diranno vabbè, adesso io ne so abbastanza e vado nell'industria. Ed è molto importante, secondo me, seguire questo corso per bene, perché queste sono cose che fondamentalmente si vedono e si riescono a vedere in maniera precisa solo a un corso di livello informatico. Insomma, una volta che sarete nel mondo del lavoro è molto difficile che qualcuno vi dica beh, studiate un po' gli automi fatti finiti. Però se sapete cosa sono, li potrete utilizzare per facilitarvi enormemente il lavoro. E per farvi capire questa cosa voglio iniziare con un esempio. Quindi anziché iniziare con definizioni e teoremi, poi farete anche qui, non vi preoccupate, iniziamo con un esempio.
Iniziamo con un esempio, con il formalismo più semplice che vedremo, che è quello degli automi a stati finiti. Cosa sono appunto gli automi a stati finiti? Sono un modello che, come dice il nome, è caratterizzato da un numero finito di stati, cioè sostanzialmente da una quantità finita di memoria, che può rappresentare solo un numero ben preciso di diverse combinazioni, che sono appunto molto semplici da definire, da analizzare, da trattare, e che però possono essere molto potenti. Possono essere molto potenti perché sono in grado, per esempio, di essere utilizzati come un modello che ci consente di descrivere in maniera piuttosto precisa, per esempio, un circuito digitale. Quindi una qualsiasi azienda che progetta un circuito digitale, come potrebbe essere la Intel che fa microprocessori, o anche piccole aziende che poi integrano questi sistemi, inevitabilmente utilizzerà dei software per aiutarsi nella progettazione di questi sistemi, e questi software, nel 99% dei casi, utilizzano un modello per rappresentare, simulare ed analizzare l'hardware, un qualche formalismo di automa a stati finiti. Vengono utilizzati anche all'interno di un compilatore, quindi una delle prime cose che fa il compilatore è fare un'analisi lessicale del testo che gli date, sostanzialmente per stabilire se quello che gli avete dato in pasto è un programma C corretto, per esempio, oppure no. E questa cosa viene fatta utilizzando, fondamentalmente, costruendo un automa a stati finiti, che rappresenta, è in grado di capire se quello che gli date in ingresso è un programma corretto oppure no, e appunto per fare l'analisi lessicale del vostro programma. Quindi il primo passo del compilatore in genere crea qualche tipo di automa a stati finiti. L'automa a stati finiti viene utilizzato, per esempio, anche per fare ricerche nel testo. Quindi, per esempio, quando in un editor di testo voi fate una ricerca per parole chiave, magari utilizzando quelle ricerche un po' più avanzate, quindi non la semplice ricerca per parola chiave, ma quelle che vi permettono di trovare, per esempio, combinazioni di parole chiave o cose diverse, oppure anche, per esempio, un qualsiasi crawler che analizza dei siti web per estrarre dell'informazione, utilizza un formalismo basato su un automa a stati finiti per estrarre le parole chiave da un testo. Quindi anche questa è una cosa molto utile che viene fatta tutti i giorni, che potete fare con un sistema molto semplice. E un'altra cosa molto potente che potete fare con un automa a stati finiti è fare verifica dei sistemi. Cosa vuol dire? Vuol dire che se voi, per esempio, avete un sistema con un protocollo di comunicazione o un semplice programma, potete costruire un automa che rappresenti il comportamento di quel protocollo o di quel programma, che lo rappresenti in maniera astratta, quindi non rappresentando tutti i dettagli, ma rappresentando solamente l'informazione essenziale, e poi utilizzare questo automa per stabilire, per esempio, se il vostro protocollo è sicuro o se ci sono degli errori nel vostro programma o nel vostro circuito hardware. Quindi anche questa è una cosa che viene fatta, ci sono un sacco di software disponibili per fare queste cose, che internamente non fanno nient'altro che prendere la specifica del vostro protocollo o il codice del vostro programma ed estrarne un qualche tipo di automa a stati finiti che ne rappresenta il comportamento. E poi, una volta che abbiamo un comportamento, una rappresentazione precisa del comportamento del sistema, possiamo appunto analizzarlo e stabilire appunto se ci sono errori oppure no. Quindi quello da cui volevo iniziare oggi era appunto un esempio di questo ultimo qua, di questo ultimo caso. Quindi, prima di introdurre la definizione, prima di dire che cos'è un automa a stati finiti, andiamo a vedere come si può utilizzare un formalismo basato su automi per verificare, per esempio, un protocollo di comunicazione. E partiamo da un esempio abbastanza classico, che c'è anche nel libro, quindi se volete i dettagli poi li potete andare a leggere dal libro, che è un esempio di un sistema di commercio elettronico, quindi qualcosa che magari utilizzate tutti i giorni quando fate un acquisto su Amazon, piuttosto che su uno store di applicazioni per il vostro cellulare o di musica scaricabile. Ovviamente noi non modelleremo tutti i dettagli di come funziona Amazon, però potremo, con dei semplici automi, descrivere in maniera
abbastanza precisa un semplice protocollo di commercio elettronico. L'idea di fondo è che appunto non solo l'acquisto è elettronico, ma anche la moneta è elettronica. Quindi il cliente che sceglie cosa acquistare paga il negozio con un qualche tipo di forma di moneta elettronica, che può essere una transazione su una carta di credito piuttosto che un bitcoin o altri sistemi di moneta crittografica. Noi la cosa non ci interessa. Cosa interessante che può fare è appunto che il cliente è dotato di questa di una certa quantità di queste monete elettroniche, quindi possiamo immaginare per semplicità che ogni oggetto che vuole acquistare costi una moneta elettronica, e quello che può fare il cliente è fare sostanzialmente due cose: può pagare, può utilizzare questa moneta per pagare un prodotto dal negozio, oppure può decidere anche per esempio di cancellare la moneta elettronica, perché per esempio non ne ha più bisogno, può decidere di annullarle il suo valore. Immaginate nella stessa maniera in cui per esempio con un assegno cartaceo, se voi lo tagliate in due sapete che lo annullate, quindi l'assegno lì non è più valido. Il negozio appunto invece cosa fa? Riceve il pagamento dal cliente e poi dopo aver ricevuto il pagamento spedisce il prodotto. Qui spedisce inteso in senso generale, nel senso che il prodotto può essere un prodotto fisico, quindi può essere spedito con un corriere, oppure può essere un prodotto elettronico come un software scaricabile della musica, però appunto anche questa cosa qui a noi non ci interessa, sappiamo che c'è un qualche modo per spedire il prodotto al cliente. Ovviamente il negozio è interessato a ricevere la moneta elettronica e a trasferirla sul suo conto bancario. Come fa questa operazione? Lo fa attraverso un terzo agente di questo scenario, che è la banca. Quindi una volta che ha ricevuto la moneta elettronica, che lo potete immaginare come un file crittografato che contiene l'informazione sulla moneta, la può spedire a una banca per riscattarla. Cosa vuol dire riscattare la moneta elettronica? Vuol dire che la banca prende quel file crittografato con la moneta elettronica, controlla che sia un programma che sia una moneta valida, quindi per esempio il cliente non stia usando delle monete elettroniche false o che non l'abbia già utilizzata in precedenza per pagare qualcos'altro, e la trasferisce al negozio. Quindi cambia, diciamo, immaginando che appunto all'interno di questo file ci sia un campo che contiene, diciamo, l'informazione su chi è il possessore di quella moneta elettronica, e la cambia dal cliente al negozio. Una volta che questo cambio viene fatto, il negozio effettivamente ha ottenuto il suo pagamento. Quindi vedete che qui appunto abbiamo tre agenti diversi che interagiscono e che si scambiano dei messaggi di tipo diverso. Messaggi che riguardano il pagamento, la spedizione di un oggetto e il riscatto e il trasferimento della moneta elettronica. Quindi possiamo utilizzare un automa stati finiti per rappresentare, anzi tre automi stati finiti, uno per il cliente, uno per la banca e uno per il negozio, per rappresentare questo scenario. E adesso lo vediamo alla lavagna. Veniamo alla lavagna e partiamo dal primo agente, che è il cliente. Quindi il cliente abbiamo detto che può fare due cose: può pagare oppure può cancellare la moneta, e sarà sostanzialmente fatto da un automa molto molto semplice, nel senso che adesso noi facciamo le cose in maniera molto semplice, quindi non ci poniamo molto il problema di cosa fa il cliente, come fa a scegliere se pagare o cancellare, eccetera. Immaginiamo di avere un cliente che è composto sostanzialmente da un solo stato, questo è il cliente, che può fare sostanzialmente due cose: invia un messaggio di tipo paga, oppure un messaggio di tipo cancella.
Questo è un automa a stati finiti, che ha uno stato, che è questo qui, pallino, e sostanzialmente queste frecce qui, che adesso vedremo che vanno da uno stato all'altro, sono le cosiddette transizioni, cioè le operazioni che l'automa può fare. Qui vedete ho scritto paga e virgola cancella, con questa sintassi voglio dire che questa freccia qui in realtà rappresenta che l'utente ha la scelta tra fare due cose, o pagare oppure cancellare la moneta elettronica. Quindi questa sostanzialmente è una scelta di tipo OR tra le due azioni. Questo è molto semplice. Vediamo adesso invece come è fatta la banca. La banca sarà una cosa di questo tipo. Questa freccia qui, senza nessuno stato di partenza, è la freccia che mi indica qual è lo stato iniziale del sistema. Cioè all'inizio dei tempi il mio cliente si trova in questo stato qui. Nel caso della banca avrò uno stato, scusate che meglio che veda gli appunti, se no poi ci incartiamo. La banca invece avrà un po' di stati in più rispetto al cliente, quindi avrà uno stato che è lo stato 1, che è lo stato iniziale. E cosa fa la banca? Abbiamo detto che la banca si occupa di riscattare e trasferire la moneta nel caso di pagamento, ma si occupa anche di cancellare le monete nel caso in cui il cliente decida di cancellare una moneta, perché appunto deve marcare quella moneta come non più valida. Quindi la banca può ricevere un'esecuzione di tipo cancella e andare in uno stato 2 dove a quel punto non può fare più niente. Questo rappresenta il fatto che una volta che la moneta elettronica viene cancellata, poi non può più essere utilizzata. Oppure, se la moneta viene stata utilizzata per il pagamento da parte del cliente e diciamo il negozio decide di riscattare la moneta elettronica per trasferirla sul suo conto, può ricevere il riscatto dal negozio, passa in questo stato che chiamo 3 e cosa fa in questo stato? Sostanzialmente controlla che la moneta sia valida e in caso di successo trasferisce la moneta al negozio. Vedete, la banca si occupa di fare due cose: cancella la moneta se il cliente la cancella, oppure riscatta e trasferisce se il negozio invece riceve la moneta di pagamento. Adesso vediamo il negozio. Il negozio è un po' più complicato. Nel senso che vedremo adesso che in realtà il negozio ha varie strade alternative. Ha un primo stato che chiamo A, che è quello iniziale, in cui sostanzialmente rimane in attesa del pagamento dal cliente, e poi una volta che ha ricevuto il pagamento va in uno stato B, dove può fare, a questo punto può fare più cose. Allora, cosa deve fare il cliente, cosa deve fare il negozio? Il negozio deve riscattare la moneta e spedire l'oggetto. Allora, noi potremmo dire, in realtà a noi non ci importa molto qual è l'ordine in cui vengono fatte le cose, nel senso che sono due operazioni indipendenti, una è l'espedizione dell'oggetto e l'altra è il riscatto della moneta, e quindi potremmo immaginare che il negozio faccia queste operazioni nell'ordine che preferisce. Quindi non diamo un ordine prestabilito a questo comportamento, e questo cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente quando noi modelliamo il sistema, siccome non sappiamo qual è l'ordine, non vogliamo dare l'ordine preciso, dobbiamo considerare tutti i possibili casi. Quindi fondamentalmente quello che può succedere è che il negozio, per esempio, può decidere di spedire subito, spedisci, e quindi va in uno stato C,
e dopo che ha spedito fa riscatta, va in questo stato che ho chiamato E, e poi trasferisci e va nello stato C. Oppure può decidere di, siccome magari il tempo che passa tra riscatto e trasferimento passa un po' di tempo perché la banca deve fare i controlli, può decidere di, come prima cosa, chiamare il riscatto. Questo è lo stato D. E poi, finché è in attesa del trasferimento, spedisce. Oppure può ottenere il riscatto, può aspettare il trasferimento, A, B, C, D e F, e poi spedire solo alla fine. Quindi vedete che qui abbiamo questa situazione qui in grado di descrivere tutte le possibili combinazioni, perché seguendo le varie strade voi fate sempre spedisci, riscatto e trasferisci, però non necessariamente nello stesso ordine, in tutti gli ordini diciamo validi, perché dovete comunque prima riscattare prima di poter trasferire e ricevere il denaro. Quindi questi sono tre automi stati finiti. Vedete, sono stati finiti perché il numero di stati di ogni automa è appunto un numero finito, in questo caso anche molto basso, uno stato per il cliente, quattro stati per la banca e sette stati per il negozio. E appunto, vedete, appunto gli stati hanno un nome in quasi tutti i casi, tranne nel cliente in cui c'è uno stato solo e quindi non serve dargli un nome. E appunto il passaggio da uno stato all'altro è effettuato dalle transizioni. Cioè queste frecce che a seguito dell'esecuzione di un certo messaggio o dell'esecuzione di un certo comportamento vi spostano da uno stato all'altro. Quindi in questo modo voi siete in grado, per esempio, di modellare il comportamento di questo semplice protocollo di pagamento elettronico. Potete fare la stessa cosa ovviamente aumentando il numero degli stati, aumentando la complessità della descrizione su moltissimi protocolli di comunicazione sulla rete. Potete fare la stessa cosa, per esempio, anche per un programma in cui, per esempio, le varie transizioni potrebbero rappresentarvi l'esecuzione di una singola istruzione del vostro programma. Quindi vedete che questo formalismo qui, che non abbiamo ancora definito, però intuitivamente stiamo già capendo dove stiamo andando a parare. Abbiamo un numero finito di stati e un numero finito di comportamenti diversi. Una volta che abbiamo la descrizione, possiamo possiamo fare dell'analisi. Quale potrebbe essere l'analisi che vorremmo fare su questo esempio? L'analisi potrebbe essere, vogliamo essere sicuri, per esempio, che effettivamente il cliente si comporti bene. Quindi per esempio che non usi moneta contraffatta, ma questo ce ne accorgiamo perché c'è la banca che si occupa di controllare, ma per esempio vogliamo anche essere sicuri che per esempio il negozio riceva sempre i soldi, quindi una volta che ha spedito la merce sia sicuro che di ricevere i soldi. Secondo voi, guardando quello che ho scritto qui, questa cosa è vera oppure no? No. Perché no? Ok. Quindi tu dici il problema è qui. Qui il negozio spedisce e poi aspetta il riscatto. Secondo te c'è un modo per però il riscatto lo fa la banca, quindi, oppure c'è un modo di barare secondo voi? Pensate di essere il cliente, avete modo per ricevere il vostro pacchetto senza pagare?
Esatto. Per come è moderato questo sistema, il trucco è paga, spedisci e cancella. Cosa succede se il cliente, se voi pagate? Andate qui, poi il negozio spedisce e voi clienti siete abbastanza veloci per inviare il messaggio di cancellazione prima che il negozio abbia inviato il messaggio di riscatto. Quindi cosa succede? Il negozio è qui, la banca riceve il vostro messaggio di cancellazione prima del messaggio di riscatto dal negozio, cancella la moneta elettronica, a quel punto non è più valida, il negozio non riceve il pagamento, ma voi avete ricevuto la merce. Quindi vedete che questa è una primissima analisi in cui siamo stati in grado di trovare questo piccolo errore in questo protocollo di sicurezza. Ovviamente in questo esempio qui si vede ad occhio, siamo riusciti a farlo guardando i disegni sulla lavagna. Chiaramente se questo invece di essere un protocollo giocattolo fosse un vero protocollo di commercio elettronico, la descrizione del sistema sarebbe estremamente più complessa e quindi è chiaro che in questo caso voi non riuscirete più a trovare l'errore semplicemente guardando gli automi, perché l'automa potrebbe avere qualche migliaio di stati e a quel punto diventa impossibile capire cosa succede. Quindi c'è bisogno di avere delle tecniche formali che ci permettano di analizzare i sistemi in maniera molto precisa e quindi di ottenere una risposta a quesiti di questo tipo in maniera più possibile automatica, quindi utilizzando degli algoritmi che possono essere implementati su un software che vi permettano di fare questa analisi. Quindi in realtà come potrebbe funzionare un algoritmo di questo tipo? La prima cosa da fare, questo è un dettaglio che possiamo saltare, la prima cosa da fare è mettere assieme questi tre automi per ottenere il comportamento globale del sistema. Cioè il comportamento totale del sistema non è dato dal comportamento dei singoli automi presi in isolamento, ma è dato dalla combinazione del comportamento di tre sistemi. Vedremo a lezione appunto dei modi in cui si possono combinare automi per ottenere descrizioni più complesse del sistema. Quello che si fa è generalmente, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuare una sorta di prodotto degli automi. Che cos'è un prodotto di automi? È una combinazione in cui lo stato è dato da una combinazione di stati dei vari automi, quindi lo stato del sistema globale sarà dato da in quale stato si trova l'automa cliente, più qual è lo stato della banca, più qual è lo stato del negozio, e poi combinando le transizioni in modo tale da rispettare appunto la sincronizzazione tra i vari eventi. Quindi per esempio se il cliente paga, il negozio riceve il pagamento e si sposta qui, se il negozio riscatta allora la banca che magari all'inizio è qui si sposta di qua e viceversa, e quello che ottenete sarà una cosa di questo tipo. Questa è la figura che c'è nel libro. Come si legge questa figura? Vedete che già su questo esempio molto semplice il prodotto risulta quasi incomprensibile. Allora, questi sono gli stati della composizione dei tre automi. Adesso come è fatta questa composizione per il momento lo ignoriamo, ma vedremo poi nel corso come si possono comporre gli automi. Sono messi, allora, qui abbiamo il vantaggio che il cliente ha un solo stato. Quindi la componente del prodotto sullo stato del cliente la potete ignorare. 1, 2, 3, 4 sono gli stati della banca e A, B, C, D, E, F, G sono gli stati del negozio. Quindi per esempio, guardando appunto le righe e le colonne come nella battaglia navale, potete stabilire che per esempio questo stato qui è lo stato in cui la banca è nello stato 2, quindi quella dopo aver cancellato, e il cliente invece si trova nello stato C, cioè nello stato in cui ha spedito, che è esattamente, diciamo, lo stato problematico. Mentre, per esempio, questa riga qui corrisponde a tutti gli stati dove la banca si trova nello stato 4,
e quindi tutti gli stati dove sostanzialmente il negozio ha ricevuto il pagamento. E analizzando questo automa prodotto, diciamo nella maniera corretta, un software potrebbe essere in grado di dire che guarda che c'è questo stato qui dove il negozio ha spedito, ma non riceverà mai il pagamento. Non lo riceverà mai perché vedete che qua, se voi arrivate in questo stato qui, l'unica transizione è questa transizione qui che continua a farvi rimanere in questo stato. Quindi rimanete bloccati in uno stato in cui avete spedito e non avete ancora ricevuto i soldi. Quindi con lo strumento adatto e appunto con il linguaggio giusto per descrivere non solo gli automa ma anche la proprietà, quindi dobbiamo trovare un modo anche per descrivere in maniera precisa cosa vuol dire appunto in termini di comportamento dell'automa che il negozio deve sempre ricevere i soldi, si può essere in grado appunto di analizzare il sistema e di trovare gli errori, eventuali errori nel protocollo in maniera automatica. Quindi adesso direi che possiamo fare un 10 minuti di pausa e poi dopo la pausa incominciamo ad entrare un po' più nel dettaglio e a definire cosa sono gli automi. Allora, abbiamo visto i nostri primi esempi di automi a stati finiti, ancora definiti in maniera piuttosto intuitiva ed informale, quindi facendo dei disegni alla lavagna con appunto dei cerchi che rappresentano gli stati e delle frecce che rappresentano le transizioni. E ovviamente questo non è sufficiente se vogliamo fare un'analisi approfondita e se vogliamo definire in maniera precisa che cos'è un automa a stati finiti. E quindi dobbiamo adesso iniziare invece a definire le cose in maniera formale, in maniera precisa. E lo faremo adesso, in questa seconda ora di lezione, cominciando appunto a mettere giù i mattoncini e i concetti di base che poi verranno utilizzati via via durante tutto il corso. Quindi prima di arrivare a parlare di un automa a stati finiti dobbiamo iniziare da alcuni concetti preliminari. Il primo concetto importante è il concetto di alfabeto e di conseguenza il concetto di linguaggio formale. Allora, nel caso dell'esempio del sistema di pagamento abbiamo visto che i tre agenti del sistema, quindi banca, cliente e negozio, si scambiavano alcuni messaggi che erano identificati da delle parole come paga, cancella, riscatta, spedisci, eccetera. Quindi quest'idea è l'idea che sta dietro appunto il concetto di alfabeto. Quindi quando vogliamo rappresentare un sistema in maniera formale dobbiamo iniziare partendo dall'alfabeto delle cose che può fare. Quindi, prima definizione, un alfabeto. Nel campo dell'informatica un alfabeto è una cosa estremamente semplice. Quindi potete chiamare alfabeto un qualsiasi insieme finito e non vuoto di simboli. Quindi un alfabeto è un insieme che contiene un certo numero di elementi. Questo numero deve essere strettamente maggiore di zero, quindi un alfabeto che non ha simboli è un alfabeto che sostanzialmente non vi permette di dire nulla. E appunto l'importante però durante questo corso avremo sempre a che fare con alfabeti finiti, quindi il numero di simboli di base che utilizzeremo per rappresentare i nostri sistemi sarà sempre finito, questo è molto importante. Se l'alfabeto diventa infinito, quindi se abbiamo un alfabeto con un numero infinito di simboli, le cose diventano estremamente più complicate, quindi all'interno di questo corso ci mettiamo nella soluzione più semplice, soprattutto appunto nel caso degli automi a stati finiti, e vogliamo avere un numero
comunque limitato di simboli diversi, che può essere anche molto molto grande, ma l'importante è che ci sia un numero preciso di simboli. Alcuni esempi che classici che utilizzeremo, quindi esempi di alfabeti, possono essere per esempio l'alfabeto binario, quindi l'alfabeto binario è semplicemente l'alfabeto di simboli 0,1 e altra notazione, di solito gli alfabeti li indicherò con la lettera greca sigma maiuscola, quindi l'alfabeto sigma tipicamente sarà l'alfabeto di riferimento. Altro esempio potrebbe essere invece, oltre all'alfabeto binario, potremmo avere per esempio, se stiamo rappresentando un sistema per fare un'analisi di un testo, la ricerca di una stringa di un testo, potrebbe essere l'insieme delle lettere dell'alfabeto A, B, C, fino a Z, ovviamente. Altri esempi, questi saranno di solito gli alfabeti che utilizzeremo, quindi o cifre binarie o lettere tipicamente. Ovviamente qui potete andare a fantasia e crescere a dismisura. Nel caso dell'esempio, l'esempio che abbiamo visto prima, l'alfabeto dell'esempio era composto dai vari messaggi che gli agenti potevano scambiarci. Quindi c'era paga, cancella, poi cos'altro c'era, spedisci, riscatta e trasferisci. Anche questo è un alfabeto composto da 1, 2, 3, 4, 5 simboli e da questo punto di vista ognuno di questi elementi è un singolo simbolo. Quindi questo non è una sequenza di 4 simboli P, A, G, A, ma è un unico simbolo, paga, eccetera, nell'esempio precedente. Ovviamente se avete un protocollo di comunicazione, l'alfabeto utilizzato potrebbe essere il tipo di messaggi che vi potete scambiare e via via cose di questo tipo. Se state utilizzando un automa per rappresentare, per esempio, un programma, l'alfabeto potrebbe essere le istruzioni del vostro programma. Quindi ogni istruzione è un elemento, un'operazione elementare che il vostro sistema è in grado di fare. Una volta che avete un alfabeto, che avete definito l'alfabeto, possiamo iniziare a mettere assieme i simboli dell'alfabeto per ottenere delle cose più complesse, che si chiamano stringhe o parole. Anche questo è un concetto che più o meno dovreste conoscere già. Quindi una stringa o anche parola. Io userò quasi sempre il termine parola, mentre credo che il libro utilizzi il termine stringa. È sostanzialmente una sequenza finita di simboli dell'alfabeto. Anche qui la sequenza è finita. Quindi è importante di simboli di sigma. Anche in questo caso è importante, ci concentreremo solo su parole o sequenze che hanno un numero che può essere arbitrariamente grande, ma sempre finito di simboli. Quindi una parola sarà composta da un certo numero di simboli, avrà un inizio e non avrà una fine. Anche in questo caso sono possibili dei formalismi dove invece le parole hanno un numero infinito di simboli, però le cose ancora si complicano anche in questo caso, quindi qui stiamo partendo dalle situazioni più semplici e consideriamo sempre parole di lunghezza finita. Un tipo particolare di parola è la parola vuota o la stringa vuota. Cioè la parola composto da zero simboli, che ovviamente non possiamo scrivere, perché essendo composto da zero simboli non si può scrivere, e viene identificata
di solito con la lettera greca epsilon minuscola. Quindi in alcuni casi ci potrà essere utile considerare anche la parola vuota. Una volta che abbiamo una parola, possiamo parlare della lunghezza di una parola, quindi la lunghezza di una parola. Per esempio W, quindi io utilizzerò le lettere U, W, V in generale, X, Y, lettere minuscole per identificare le parole. La lunghezza della parola si identifica col simbolo, diciamo, del modulo, quindi come due barrette, ed è definita come il numero di simboli. Di W. Quindi anche questa notazione qui, quindi per esempio la parola sull'alfabeto binario 0, 1, 1, 0 avrà lunghezza 4, per esempio, la parola vuota epsilon avrà lunghezza 0 e via di questo passo. Quindi avremo delle parole, abbiamo le lunghezze delle parole. Un'operazione importante che facciamo sugli alfabeti è l'elevamento a potenza. Che cos'è l'elevamento a potenza di un alfabeto? Allora, l'elevamento a potenza di un alfabeto fondamentalmente è un'operazione che, preso un alfabeto, restituisce tutte le parole di una certa lunghezza. Quindi, per esempio, se abbiamo il nostro alfabeto sigma, abbiamo che sigma elevato alla k sarà definito come l'insieme di tutte le parole, quindi l'insieme che contiene tutte le parole di lunghezza K. Quindi, per esempio, se utilizziamo sempre l'esempio dell'alfabeto binario 0,1, abbiamo che sigma alla 0, che cos'è? Non è epsilon, è l'insieme che contiene tutte le parole di lunghezza 0. L'unica parola di lunghezza 0 che esiste è epsilon, quindi sigma alla 0 è l'insieme, è un insieme che contiene un elemento che è la parola vuota, che è una cosa diversa dal dire che è uguale alla parola. Quindi questo è un insieme che contiene un elemento che è la parola vuota. Quindi non è un insieme vuoto, è un insieme che ha un elemento. Andando avanti, sigma alla 1 invece che cos'è? È l'insieme che contiene tutte le parole di lunghezza 1, quindi è un insieme che conterrà, in questo caso, due elementi, cioè la parola di lunghezza 1 composta dal solo simbolo 0 e la parola di lunghezza 1 composta dal solo simbolo 1. Vado avanti, sigma alla seconda, invece, sarà l'insieme di tutte le parole costruite su 0, 1 di lunghezza 2 e quindi tutte le combinazioni sostanzialmente di 2 bit, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Quindi vedete che appunto qui abbiamo, man mano che ovviamente si allunga la lunghezza, aumenta il numero di elementi nel nostro sigma alla k. Sigma alla 3
cosa ci metto? 0, 0, 0, 0, 1, via discorrendo, tutte le combinazioni di 3 bit. Quanti elementi ci sono in sigma 3? 8, perché abbiamo due elementi nell'alfabeto, elevato alla terza fa esattamente 8. Quindi in questo senso utilizziamo la notazione della potenza per rappresentare questo tipo di concetto qua. Quindi in questo senso, per esempio, appunto, sigma alla 0 è un insieme che contiene un solo elemento, quindi 2 alla 0 fa effettivamente 1, ed è la parola vuota. Un'altra cosa importante, notazione che utilizzeremo molto molto spesso, è la notazione invece con l'asterisco. Quindi, una volta che abbiamo definito le parole di lunghezza arbitraria, possiamo dire che sigma star o sigma asterisco è, che cos'è? È l'insieme che contiene tutte le parole che posso costruire sull'alfabeto sigma di qualsiasi lunghezza. Quindi fondamentalmente questo è l'insieme di tutte le parole. Parole sull'alfabeto sigma, e lo posso anche definire in maniera più formale come sigma alla 0 unito sigma alla 1 unito sigma alla n unito e via, cioè come l'unione a questo punto infinita di tutti i sigma alla k. Vedete che in questo caso quanti elementi ci sono in sigma star? In questo caso sono un numero infinito, esattamente, perché abbiamo un numero infinito di possibili lunghezze. Quindi una parola deve avere una lunghezza, però noi non mettiamo un limite alla lunghezza delle parole che abbiamo. Quindi avremo parole di lunghezza 2, 3, di parole di lunghezza 5, 10, 10.000 e via ad aumentare. Notate inoltre, cosa particolare, che sigma 0 è contenuto in sigma star. Quindi la parola di lunghezza vuota, epsilon, è a sua volta contenuta in sigma star, quindi è una delle parole valide che potremmo utilizzare per rappresentare i nostri linguaggi. Qui ho fatto un piccolo passaggio in avanti. Quindi adesso che abbiamo visto che cos'è un alfabeto, che cos'è una parola, possiamo definire finalmente che cos'è invece un linguaggio formale, che è quindi il secondo pezzo del titolo di questo corso. E anche qui, nonostante il nome è abbastanza pomposo, un linguaggio formale si può definire in maniera molto molto semplice come un insieme di parole su un certo alfabeto, senza nessuna altra specifica particolare. Quindi un linguaggio formale in informatica, una volta che avete definito un alfabeto, dato un alfabeto sigma, qualsiasi sottoinsieme L di sigma star è un linguaggio formale. Quindi questa è una definizione estremamente semplice, quindi un qualsiasi sottoinsieme, un qualsiasi insieme di parole arbitrario, quindi una volta che avete definito un linguaggio, un alfabeto che vi permetterà di costruire le parole, qualsiasi insieme di parole, indipendentemente da come lo costruite, da qual è il suo contenuto, dal fatto che abbia un significato oppure no, è un linguaggio formale. Quindi per esempio, esempi di linguaggi possono essere, per esempio, appunto, se parliamo per esempio di un alfabeto di lettere, un linguaggio potrebbe essere quello, un linguaggio formale è per esempio l'insieme di tutte le parole della lingua italiana. È un linguaggio formale perché lo potete definire come un sottoinsieme appunto di sigma star, dove sigma è l'insieme delle lettere dell'alfabeto che vanno da A a Z.
anche l'insieme, per esempio, di tutti i programmi C++ correttamente scritti, o meglio, sintatticamente corretti, è un linguaggio formale, perché voi avete un certo insieme di simboli per scrivere i vostri programmi in C++, quindi il vostro programma lo potete vedere come un'unica parola nel vostro alfabeto, che contiene un numero a volte anche molto lungo di simboli, e quindi l'insieme di tutti i linguaggi, l'insieme di tutti i programmi C++ corretti è un linguaggio formale, perché è un sottoinsieme del vostro Sigma Star. Ovviamente ci possono essere anche cose molto diverse, chiaramente, se stiamo parlando di un protocollo di comunicazione, l'insieme di tutte, diciamo, le sequenze di comunicazione corrette è un linguaggio formale, può essere un linguaggio formale però, per esempio, appunto anche qualsiasi insieme arbitrario, quindi potete prendere un linguaggio anche, un insieme casuale di parole è un linguaggio formale. Ovviamente non è detto che ci sia sempre un modo per generare questi linguaggi in maniera precisa, però appunto fin tanto che avete, una volta che avete un alfabeto finito e un modo per comporre le vostre parole, avete un linguaggio formale. Quindi quello che faremo durante il corso è fondamentalmente a partire da questo semplice concetto di linguaggio formale andare a vedere dei formalismi, il primo dei quali sarà quello degli automi a stati finiti, che ci permetteranno di definire e di descrivere un linguaggio formale. Quindi ovviamente una volta che avete un linguaggio, voi siete interessati ad avere un linguaggio che potete descrivere in maniera precisa, su cui siete interessati a fare delle analisi ed eventualmente anche a fare appunto delle analisi in maniera automatica con dei software. E per far questo ovviamente dovete avere una maniera precisa per descrivere il contenuto del vostro linguaggio, quindi per stabilire quando una certa parola è presente all'interno del vostro linguaggio oppure no. E quindi a seconda del modo che utilizzerete per descrivere il linguaggio avremo a disposizione linguaggi, classi di linguaggi, via via sempre più complessi. Come vi dicevo appunto, vediamo adesso che cos'è un automa a stati finiti, deterministico, quindi prima nozione importante del corso, quella di automa a stati finiti deterministico, sono sostanzialmente, in maniera intuitiva, quello che abbiamo disegnato alla lavagna nella prima ora di lezione. E come li possiamo definire in maniera precisa? In maniera precisa lo definiamo come un qualcosa composto da vari pezzi, quindi un automa a stati finiti deterministico sarà un qualcosa che di solito chiamo A, quindi gli automi si indicano, li indicherò tipicamente con le lettere maiuscole, quindi A, B e C, oppure A1, A2, A3, a seconda dei casi, e sarà composto da varie componenti. Abbiamo visto che un automa è composto da un insieme di stati, quindi avremo una componente Q, che è un insieme di stati, finito di stati, anche in questo caso qui è importante che l'insieme sia finito. Gli stati sono appunto, corrispondono ai vari pallini che avevo fatto nel disegno, quindi 1, 2, 3, 4, 5 nel caso della banca, A, B, C, D, F, G, H nel caso del negozio, e rappresentano fondamentalmente la situazione in cui si trova il nostro automa. Ovviamente l'automa sarà in grado di operare su dei simboli di un alfabeto,
Quindi oltre agli stati avremo anche il nostro alfabeto sigma, quindi sigma è l'alfabeto. Anche in questo caso sempre finito, che ci dice quali sono appunto i simboli che il nostro automa è in grado di riconoscere, quelli che si aspetta di ricevere come input. E quindi per esempio appunto sono quelle cose che etichettavano le transizioni nell'esempio, oppure possono essere 0, 1, A, B, C, D, a seconda di quello che stiamo utilizzando. Oltre ad avere gli stati e l'alfabeto, abbiamo anche bisogno di un qualcosa che ci dica, che ci descriva il comportamento dell'automa. Cioè, cosa succede quando un automa riceve un certo simbolo, e questo ci viene dato dalla cosiddetta funzione di transizione, che definiamo con delta minuscolo, che è una funzione di transizione. Quindi funzione di transizione che prende in input cosa fa la funzione di transizione? Si aspetta in input lo stato del sistema, lo stato dell'automa, Q piccolo, il simbolo che l'automa legge e ci restituisce Q', cioè ci dice quale sarà il prossimo stato dell'automa. Quindi la funzione di transizione ci dice che se l'automa si trova in un certo stato e riceve in input un certo simbolo dell'alfabeto, allora quello che fa l'automa è spostarsi nello stato Q'. Una volta arrivato in Q', l'automa si metterà lì in attesa di ricevere una nuova lettera di input. A quel punto la nostra funzione di transizione ci dirà quale sarà il prossimo stato dell'automa, e così avanti fino alla fine della parola. Quindi la funzione di transizione, che appunto prende in input stato e parola, e ci dice qual è il prossimo stato dell'automa. Altre due cose: l'automa inoltre è caratterizzato da uno stato iniziale Q0, è lo stato iniziale del nostro automa, quindi vado di qua, quindi Q0, stato iniziale, cioè lo stato in cui l'automa si trova all'inizio della lettura della parola, cioè quando l'automa non ha ancora ricevuto nessun input in ingresso, nessun simbolo in ingresso, si trova nello stato Q0, quindi quello su cui si parte, e poi un insieme F di cosiddetti stati finali. F è un sottinsieme di Q e sono i cosiddetti stati finali. Allora, qual è l'idea dietro il concetto di stato finale? Allora, una cosa che non abbiamo visto nell'esempio, ma appunto abbiamo detto che un linguaggio formale è un sottinsieme di sigma star, quindi sarà composto da certe, quindi dato un certo linguaggio avremo che alcune parole appartengono al linguaggio e altre invece non appartengono al linguaggio, e gli stati finali sono quelli che ci dicono se appunto una certa parola appartiene al linguaggio oppure no. Quello che succede è che se noi vogliamo sapere, una volta che abbiamo una rappresentazione di un linguaggio come un automa a stati finiti deterministico, quello che possiamo fare è dare in input la parola all'automa, che partirà dallo stato iniziale e poi seguendo la funzione di transizione passerà per tutti gli stati intermedi, e a un certo punto arriverà a un certo stato una volta che ha finito di leggere la parola, una volta che ha ricevuto in input l'ultimo simbolo. Se quello stato è uno stato finale, allora l'automa ci sta dicendo che sì, che quella parola appartiene al linguaggio. Se invece l'automa si trova in uno stato che non è finale, allora vuol dire che quella parola no, non appartiene al linguaggio. Quindi gli stati finali sono quello che ci permettono di dire se una parola
se una parola appartiene ad un linguaggio oppure no. Quindi una parola viene accettata da un automa se appunto se una volta seguendo la funzione di transizione noi arriviamo a uno stato finale. E appunto adesso possiamo vedere un paio di esempi di automi a questo punto, direi. Sì, forse conviene fare gli esempi e poi eventualmente il resto lo facciamo domani. Tanto per cominciare a impratichirci con come si può definire un automa. Partiamo da un esempio, allora abbiamo allora questa la riscrivo, allora facciamo così. Sigma delta 0F. Allora, abbiamo vari modi per rappresentare un automa. Un modo è quello che abbiamo già visto nella prima ora di lezione, quindi è quello appunto grafico, quindi il cosiddetto diagramma delle transizioni. Per cui, per esempio, possiamo avere un automa fatto in questo modo qui, ha uno stato iniziale Q0 e poi una transizione che ritorna in Q0 se l'automa legge legge 1, poi quando legge 0 invece va in uno stato Q1 e poi quando legge 1 va in uno stato che a questo punto è finale e chiamiamo Q2. Quindi questa è il formalismo che utilizzerò per rappresentare gli automi come diagramma delle transizioni. Avrò una freccia che mi indica lo stato iniziale Q0, una freccia senza nessuna etichettatura, che non parte da nessuno stato. Le varie transizioni saranno etichettate appunto con i vari simboli e gli stati finali sono identificati da questa, diciamo, doppia cerchiatura. Quindi questa è una possibilità. Un'altra possibilità che possiamo avere è di definire l'automa come tabella delle transizioni. Vediamo adesso di prendere questo automa qui e di definirlo di nuovo come tabella delle transizioni. Sì? Manca la freccia con lo zero, esattamente, sì. Bravo, grazie per la correzione. Allora, giusto, qui stavo iniziando. Allora, sì, questa non è una definizione corretta. Dobbiamo aggiungere ancora delle cose. Allora, facciamo. Facciamo così. E poi qui 0. Allora, la definizione di automa prevede che delta sia una funzione ed è importante, soprattutto, noi assumiamo sempre che la funzione delta sia totale. Totale vuol dire che per qualsiasi stato e per qualsiasi simbolo dell'alfabeto l'automa deve essere in grado di andare avanti. Quindi quello che io avevo disegnato non era un automa, non era un grafico delle transizioni corretto perché appunto mancavano alcuni casi, mentre questo invece lo è. Vedete che qui in ogni stato c'è sempre una transizione uscente per l'1 e una transizione uscente per lo 0 e inoltre l'automa è deterministico perché dato il singolo simbolo il prossimo stato
è univocamente determinato. Vedete che per esempio se è solo esattamente una transizione etichettata con 0 e sempre solo esattamente una etichettata con 1. Quindi è importante tenere presente questa cosa qui. Cosa fa questo automa? Questo automa, vedete, prima legge un po' di uni, poi legge uno 0, cercando di capire quale potrebbe essere il linguaggio riconosciuto da questo automa. È uno 0 seguito da un 1. Sì, perché qui c'è uno 0, qui continua a leggere 0, e quindi quando ha letto 0, 1 va nello stato finale, e a quel punto, quando è nello stato finale, può leggere qualsiasi cosa. Quindi questo automa qui è un automa in grado di riconoscere tutte le parole che contengono 0 o 1 al loro interno. Perché vedete che sostanzialmente per arrivare qui dovete leggere 0, 1 e poi appunto continuate a rimanere qui anche quando continuate a leggere 0. Quindi prima o poi leggerete una certa sequenza di zeri, poi un 1 e poi andate nello stato finale. Quindi per esempio la parola appunto 0, 1 appartiene al linguaggio. La parola fatta da tutti uni non appartiene al linguaggio perché rimanete sempre qui, non arrivate mai alla fine, e via di questo passo. Abbiamo un altro modo per descrivere questo automa, che può essere più utile in alcuni casi, soprattutto quando cominciate ad avere molti stati, che è la cosiddetta invece tabella delle transizioni. Quindi questo è il diagramma. La tabella delle transizioni invece è una tabella in cui è fatta così, in cui appunto sulle righe avete lo stato iniziale, lo stato, scusate, dell'automa, quindi Q0, Q1, Q2. Poi abbiamo un po' di notazione per decorativa per identificare lo stato iniziale e lo stato finale. Quindi avremo che la solita freccia indica lo stato finale e poi metto un asterisco di fianco a quelli che sono stati finali, che possono essere anche più di uno. Sulle colonne avete i simboli dell'alfabeto. Che cos'è la tabella di transizioni? È una sorta di tavola di verità, se vogliamo, simile a quella che avete delle porte logiche, che ci dice appunto, dato un certo stato e un certo simbolo, quale sarà il prossimo stato dell'automa. Quindi sempre in questo esempio qui, da Q0 se leggo 0 vado in Q1, da Q0 se leggo 1 rimango in Q0, seconda riga, da Q1 cosa succede? Se leggo 0 rimango in Q1, se leggo 1 vado in Q2 e da Q2 se leggo 0 rimango in Q2, se leggo 1 rimango sempre in Q2. Quindi questi sono due modi equivalenti che avete per descrivere in maniera precisa l'automa. Un'altra cosa che potete fare è elencare direttamente queste componenti qui, però questa è una cosa che non si fa quasi mai perché diventa piuttosto lunga e noiosa. Quindi utilizzeremo quasi sempre, quando dovremo fare degli esempi di automi, delle forme compatte di questo tipo, principalmente il diagramma di transizione, ma in alcuni casi potrebbe essere più utile ragionare direttamente sulla tabella. Quindi, adesso mancano sostanzialmente dieci minuti di lezione. Qui ci sono alcuni esempi di linguaggi. Allora, l'insieme delle stringhe 0, 1 come sottostringa era questo primo esempio che abbiamo fatto, questo qui, casualmente mi è uscito al primo esercizio. Facciamo un altro esempietto carino, secondo me, che si può fare, che vi mostro come farlo in 10 minuti, giusto per darvi l'idea. Immaginiamo di voler descrivere un automa che legge tutte le stringhe di 0 e 1,
tutte le parole binarie, di cifre binarie, che hanno un numero pari di zeri e un numero pari di uni. Possiamo fare a definire un automa di questo tipo? L'idea, quando dobbiamo cercare di risolvere esercizi di questo tipo, è, secondo me, cercare di partire dagli stati. Abbiamo detto che gli stati dell'automa rappresentano la situazione in cui si trova l'automa in questo momento qua. Abbiamo un automa che legge zeri e uni e dobbiamo distinguere, dobbiamo dire se abbiamo letto un numero pari o di zeri e di uni. Quindi fondamentalmente quello che ci interessa sapere in questo esempio è se abbiamo letto un numero pari di zeri o se abbiamo letto un numero dispari di zeri e viceversa se abbiamo letto un numero pari di uni o se abbiamo letto un numero dispari di uni. E quindi abbiamo quattro possibili combinazioni: pari pari, pari dispari, dispari pari, dispari dispari. E quindi possiamo disegnare l'automa sostanzialmente come un automa a quattro situazioni, quindi abbiamo uno stato, una sorta di, se vogliamo, piano cartesiano con quattro possibili condizioni, quindi un numero pari di 0 e un numero pari di 1, poi abbiamo un numero di 0 dispari e un numero di uni pari, un numero di 0 pari, scusate, dispari, è un numero di 1 dispari e poi qui l'ultima combinazione che è un numero pari di zeri e un numero di 1 dispari. Abbiamo quattro situazioni diverse, abbiamo quattro stati, quindi possiamo chiamarli Q0, Q1, Q2 e Q3. Adesso dobbiamo identificare come sono fatte le transizioni, qual è lo stato iniziale e quali sono gli stati, gli eventuali stati finali. Allora, le transizioni, una volta che abbiamo stabilito per ogni stato qual è il suo, diciamo, la situazione che rappresenta, diventano facili. Perché partiamo da qui, abbiamo letto un numero pari di 0 e un numero pari di 1, se legge, un momento, se leggiamo uno 0 cosa succede? A quel punto abbiamo letto un numero dispari di zeri, perché abbiamo letto, leggiamo uno 0 in più, e mentre il numero di uni sarà sempre pari perché non abbiamo letto ulteriori simboli. Quindi se leggiamo uno 0 andiamo qui, quindi lo 0 passa da pari a dispari, mentre il numero di uni rimane pari. Situazione opposta se invece leggiamo un 1. A quel punto siamo passati da una situazione in cui il numero di zeri che abbiamo letto continua ad essere pari perché non ne abbiamo letti di nuovi, abbiamo letto un 1 in più. E quindi il numero di uni diventa dispari. Andiamo avanti così, da qui cosa succede? Qui siamo 0 dispari e 1 pari, quindi se leggiamo uno 0, il numero di zeri da dispari ritorna ad essere pari, mentre se leggo un 1, il numero di uni da pari diventa dispari e il numero di 0 rimane. Pari. Andiamo avanti, qui continua ancora la cosa, se leggiamo uno 0 abbiamo che il numero di zeri diventa pari, mentre il numero di uni continua a rimanere dispari, quindi se leggo uno 0 vado di qua, se leggo un 1 cosa succede? Se leggo un 1 abbiamo che il numero di uni diventa pari, il numero di zeri continua a rimanere dispari, quindi devo tornare in questo stato qui, e in Q3
A questo punto, se leggo uno 0, il numero di zeri da pari diventa dispari, quindi vado di qua, il numero di uni continua a rimanere dispari. Se leggo un 1, il numero di zeri rimane pari e il numero di 1 da dispari diventa pari. Quindi queste sono le nostre transizioni. Una volta che abbiamo fatto un ruolo... Ci mettiamo che ho fatto 2, ecco 2. Sì. C'è 0. Dove vado? Sopra o a sinistra? Lo 0 qui. Ma c'è anche sopra. Ho sbagliato. Allora, se leggo uno 0, devo andare in pari dispari, quindi vado qui. Se leggo un 1, vado in dispari pari e quindi vado qui. Gli altri dovrebbero essere corretti. 0, 1, 0, 1, 0 e 1, sì. Ok. Adesso le transizioni dovrebbero andare bene. Appunto, salvo errori del docente, una volta stabilito, dimmi, non ti sento, Q4 non c'è, Q3, Q2, 1, no, ho due transizioni uscenti, allora la transizione con 1 che va da Q2 a Q1, e questa è quella con 0 che va da Q2 a Q3. Questa qui invece è la transizione che da Q1 va in Q2. Quindi forse da laggiù in fondo si fa fatica a capire. Comunque, insomma, l'idea è che ogni transizione la mettete in modo tale da far passare lo stato nello stato corrispondente, in cui ogni volta scambiate pari con dispari, dispari con pari, a seconda del simbolo che avete letto. Per finire l'esercizio, però, dobbiamo dire qual è lo stato iniziale e quali sono gli stati finali. Qual è lo stato iniziale? Q0. All'inizio non ho letto, ho letto 0 zeri e 0 uni, quindi ho letto un numero pari sia di zeri che di uni. Quindi questo è lo stato iniziale. Qual è lo stato finale o quali sono gli stati finali?